Maker Faire è la fiera che ogni anno si occupa di innovazione qui a Roma e Maker Music accoglie un po' quella spinta, quell'interesse verso l'innovazione applicata alla musica. Quest'anno abbiamo cercato di raccontare in 4 giorni il rapporto fra tecnologia e innovazione e come queste due cose insieme siano la scintilla poi della creatività che poi porta alla creazione della musica. Abbiamo immaginato un percorso che racconti il processo di creazione della musica, quindi tutte le varie fasi, tutto quello che c'è dietro alla creazione della musica, dal scrivere un testo a tirare fuori un suono, fino a quando poi il prodotto finale non arriva su Spotify o su Netflix. Il Maker Faire ha a che fare col making, quindi col toccare, col vedere e col fare. Quindi non potendo toccare e fare, lo switch online è stato abbastanza importante, sia dal punto di vista proprio del lavoro, perché portare tutti questi contenuti online, to cure, è stato abbastanza complicato. È stata creata una piattaforma apposta, dedicata da Maker Faire solamente a questo evento qui, e sia per restituire al pubblico poi un'esperienza non tattile perché è un po' difficile, però insomma, che sia quanto più coinvolgente possibile, che dia modo comunque di vedere e di capire come si fanno alcune cose. Abbiamo cercato di sfruttare un po' l'interesse che c'è online, tanto per la comprensione di come si fanno le cose, no? Sai, ci sono tantissimi tutorial su come si fa la pizza, come si suona un pezzo in 10 minuti. E noi abbiamo cercato un po' di cogliere quel modo di raccontare le cose e portarlo sulla musica. Quindi abbiamo messo insieme ad esempio quattro produttori di riferimento della scena pop italiana ai quali abbiamo chiesto di raccontarci, far vedere anche con un computer aperto, una cosa tipo questa qui, di farci vedere come si fa un beat, come si fa una canzone. In poco tempo ce lo racconteranno. Quindi abbiamo cercato di far vedere come si fanno le cose. Purtroppo appunto non c'è la possibilità di farlo online, ma comunque di partecipare anche perché la piattaforma è interattiva, cioè si può. Ecco, esatto, quindi ci sarà interazione tra io che vado sulla piattaforma e chi sta creando quei contenuti. Sì, c'è interazione, è anche una forma di interazione che un po' tutti abbiamo imparato a conoscere in questo anno, cioè sarà una chat in realtà, per cui da una parte ci saranno dei musicisti, degli artisti che racconteranno quello che fanno e dall'altra il pubblico che potrà interagire, potrà fare domande, potrà scoprire un po' meglio come si fa la musica.